Mi manchi tantissimo. C'è una scheda macchina. Amo, ma chiami? No, siamo in macchina adesso. Tu c'è la mascherina? Ah, devo andarla a prendere di là. Ce l'hai una? Pinna, se siamo il fandom migliore. Aspetta, la prossima mia. Dove sono le domande? Andiamo. Eccole. Se avessi solo. Se avessi avuto solo un briciolo di dignità. Allora. Se avessi solo. Ciao! Se avessi solo un giorno da vivere, che cosa faresti? Allora, penso che. Farei tantissime cose che mi piacciono, mi butterei in mare la notte. Mi butterei da una scogliera, atterrando in mare, e mi godrei ogni minuto, chiamerei tutte le persone per dirgli cosa sono per me e quanto gli voglio bene, e scriverei una lettera da lasciare al mondo. Canzone preferita del momento, Notti in Bianco. Mamma, raga, ma ogni sera con sti tacchi è una roba impossibile. Poi, un'altra domanda. Voglio vedere l'outfit ora. Allora, vi faccio vedere. Amore, vediamo l'outfit. No, è stragrande. Adesso vi faccio vedere. Allora, è questo. Poi. Allora, come procede la vacanza? No, vabbè, come procede la vacanza l'ho visto come domanda. Oddio, sto cadendo. Con sti tacchi del cavolo. Allora, la vacanza procede bene. Stiamo facendo tante cose. Oggi siamo andati in barca e personalmente ho avuto una paura grandissima perché non mi fido per niente né di mura né di Ergi. Mi fido soltanto delle persone che hanno una patente per guidare la barca. E quindi l'ho guidata anche io. Raga, indovinate cosa è successo quando io ho guidato la barca? Che ho staccato la cordicella per staccare il motore e non si riusciva più ad attaccare, quindi potevamo rimanere in mare aperto. E quindi, vabbè, abbiamo trovato un modo per riattaccarlo e siamo ripartiti. Mi abbasso il vestito. Ok, pensavo fosse questo. Bene, raga, tra un po' non funzionerà bene internet. Sì, abbiamo un problema, ho perso il ristorante. Cambia foto profilo. Capito? Come abbiamo perso il ristorante? Non so più qual è. Ho prenotato un ristorante, non so più qual è. Poi. Ah, cazzo, devo postare. Stupidino. Allora, come fai ad avere sempre così tanta energia positiva da donare a tutti? Ma perché in realtà se sono qua per trasmettere qualcosa tu puoi scegliere cosa trasmettere e decido di essere positiva piuttosto che no, frustrata o mostrare veramente tutta la mia vita, perché sui social non c'è tutta la vita delle persone in alcuni casi, per esempio nel mio, e io scelgo di mostrarvi soltanto le parti belle perché è inutile regalare emozioni negative alle persone perché non se ne meritano. Poi vabbè, ovviamente sono modi di pensare diversi, Qual è il trucco a cui non puoi rinunciare? Il mio è il mascara, il mio è il correttore perché io sono anemica e quindi, raga, è un problema assurdo truccarsi senza il correttore perché sembro uno zoo. Perché mi manca il ferro nel sangue e quindi soprattutto se dormi un attimino di meno è un casino. Poi dai, non lo trovo. Possiamo vedere i tacchi, dopo ve li faccio vedere. Allora, se tu avessi un bambino come lo chiameresti? Sai che l'altra notte ho sognato di avere un bambino e l'avevo chiamato Leonardo.
Però non lo chiamerei Leonardo, è troppo scontato. Quindi non lo so, non ti saprei dire. Non è il momento di pensarci. Non ti saprei dire, non è il momento di pensarci. Poi posso passare, puoi passare in DM dopo, certo. Allora, ho il tuo stesso problema. Dove stai andando? Stiamo andando al ristorante e non va bene la connessione perché siamo in macchina e qua siamo in mezzo alla foresta e a volte non prende. Per farvi capire, l'altro giorno abbiamo incontrato dei cinghiali per strada. Trovato! Cosa hai trovato? Il delfino verde. Sì, ho capito. Grazie. Cosa? Ti sei frizzata un po'. Lo avevo anticipato. Va bene, non ti preoccupare. Dopo puoi passare in DM, certo. Ma... Così tanti? La foto? Sì, sono attivo. Passare in DM, certo. Ma... Così tanti? La foto? Sì, sono attivo. Quale foto? Ho dei salati mentre... Brava, già sorridi. Ma secondo te è un buon bambino di che anno dovrebbe essere? Amo, quest'anno gli esami, consigli. Studia gradualmente, anche io l'anno prossimo gli esami, cioè a settembre. E... Studia gradualmente, ripetirà... E l'importante è che tu hai... Quello va più di questo. Bella sta posa. E anche in montagna. Di nuovo in pausa. Non lo so, man. Hai 4x4? No, no, questa no. È più bella perché è più leggero. Questa è 4x4? No. Regà, è uscito il post di Erge, andatelo a vedere. 6.000 euro è tanto. L'hai passato ora? Sì. Euro, quanto mai si fa? Ieri mi è morto il cricetino giù, mi dispiace tantissimo. Ah, non voglio spendere, cioè piuttosto mi prendo seriamente. Vado a screen? No, ho già 6.000 euro. Nuova, la banda nuova, cosa dai 7.000 euro? 7.000, 8.000, quindi... Nuova, non ne vanno bene. Una volta che c'hai 3.000 euro... La connessione. 4.000 euro. Raga, provo ad aprire di nuovo la diretta, comunque quando arriviamo al ristorante stacco. Vi mando... Adesso la riapro. L'agenzia di pratiche auto e quelle lavorative. Io sono geloso. Tu sei geloso. Fai bene adesso. Ma di questo è 4x4 così. Eh? 4x4. Let me buy you a drink. Let me buy you a drink. Vabbè, tanto non sarebbe durata, no? Questo è la storia.
per 4, sì. Eh? Sono 3 per 4. Let me buy you a drink. Quella che ci siamo, che era parcheggiata giù oggi, la gialla, con